Buongiorno, un cordiale benvenuto ai telespettatori con la prima edizione del TG per quanto riguarda questa giornata che si apre con le autostrade. Parliamo infatti della relazione della Corte dei Conti secondo la quale esiste un contenzioso tra Strada dei Parchi e ANAS riguardo il pagamento delle concessioni autostradali. ANAS era ricorsa addirittura ai pignoramenti. Questo è un ulteriore tassello delle inchieste che ruotano attorno alla società del gruppo Toto. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giuseppe Dintino. Strada dei Parchi non paga quanto dovuto per la concessione autostradale e quanto emerge dalla relazione della sezione controllo enti della Corte dei Conti sulla gestione 2020 di ANAS. Ogni anno la società del gruppo Toto deve ad ANAS per la concessione delle A24 e A25 circa 56 milioni di euro. Dalla relazione della Corte dei Conti, pubblicata ad inizio anno, si scopre che esiste un contenzioso. Un anno fa ANAS ha dato seguito a tre atti di pignoramento per oltre 30 milioni su quattro diversi conti bancari. I pignoramenti, secondo quanto scritto dai magistrati contabili, hanno causato una paralisi operativa di Strada dei Parchi. Dopo lunghe trattative, ANAS ha rinunciato ai pignoramenti e questo debito è stato saldato. Subito dopo, però, l'azienda autonoma delle strade, tramite ricorso per decreto ingiuntivo, è tornata a bussare alla porta di Toto, chiedendo l'estinzione di un altro debito, da quasi 75 milioni. Questa situazione non fa che preoccuparci oltremodo sulla situazione di questa infrastruttura. Noi nel passato abbiamo depositato diversi esposti sulla situazione della manutenzione, in particolare dei viadotti, che hanno portato all'apertura di diverse inchieste della magistratura abruzzese. A novembre 2020, infatti, la Procura di Teramo sequestrò a Strada dei Parchi quasi 27 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, la società per azioni non aveva provveduto, fin dal 2009, a nessun intervento sulle parti strutturali dei viadotti. A ciò fece seguito un'inchiesta della Procura dell'Aquila, secondo cui Strada dei Parchi avrebbe esercitato pressioni sul governo, minacciando l'aumento dei pedaggi, la chiusura del traforo del Gran Sasso e la messa in cassa integrazione dei dipendenti, così da aumentare il proprio potere contrattuale e ottenere la rateizzazione dei pagamenti ad ANAS. Al di là delle questioni penali, noi non siamo soddisfatti della gestione passata di questa infrastruttura, riteniamo che lo Stato debba riprenderne le redini e noi auspichiamo che non ci sia neanche una buonuscita nei confronti di Strada dei Parchi in questa evenienza. Intanto a febbraio è stato avviato l'iter di rescissione del contratto di concessione. L'indennizzo per Strada dei Parchi è stato calcolato in 2 miliardi e mezzo e questo mentre da luglio, salvo ulteriori proroghe, dovrebbe scattare un aumento dei pedaggi di circa il 35% a causa della mancata approvazione ministeriale del piano economico finanziario scaduto nel 2013. Ed ora la cronaca. La Guardia di Finanza dell'Aquila, in collaborazione con l'INPS, ha scoperto irregolarità da parte di 177 soggetti percettori del reddito di cittadinanza che all'atto della presentazione della domanda avevano sottoscritto false dichiarazioni. L'operazione è avvenuta tra il capoluogo della Marsica e la Valle Peligna. Tra i denunciati sono stati individuati 76 stranieri che hanno richiesto e ottenuto il contributo, attestando falsamente di essere cittadini residenti nel territorio nazionale da almeno 10 anni. Sono stati accertati oltre 1,5 milioni di euro di indebite percezioni. Anche le Fiamme Gialle di Pescara, coordinate dal colonnello Antonio Caputo, hanno incastrato un giovane 25enne del posto. All'atto della domanda di accesso al sussidio decise di barare, ma dimenticando di avere un padre agli arresti domiciliari ed una madre con l'obbligo di dimora per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito. Voltiamo pagina, ora ci occupiamo dei porti abruzzesi, un'occasione per costruire un primo dialogo con i portatori di interesse proprio del settore. È stata questa mattina la presentazione del neoeletto presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale. Abbiamo ascoltato a questo proposito anche il presidente della regione Marco Marsilio. Presidente, che ruolo possono giocare i nostri porti abruzzesi?
un ruolo importante, sicuramente maggiore di quello svolto fino ad oggi, con un'autorità portuale, un presidente che non ha mostrato, nonostante le sollecitazioni, la dovuta attenzione, ma non soltanto per i porti abruzzesi, perché quando abbiamo dovuto dividere le risorse presenti nel Fondo Nazionale del Ministero per la portualità, non c'erano progetti pronti per l'intero sistema dell'Adriatico centrale. Abbiamo recuperato le risorse, come abbiamo dimostrato con gli ultimi decreti del Ministero per i porti di Pescara e Ortona, grazie anche alle forti sollecitazioni che abbiamo svolto, al lavoro che il commissario Pettorino, che ringrazio, ha svolto in questi mesi di reggenza. Ora abbiamo un nuovo presidente di autorità di sistema portuale, sono sicuro, anche per la conoscenza diretta e personale del soggetto e per la stima universale che ha sempre ricevuto dove ha svolto questo mestiere, che ci sarà sicuramente un passo in avanti. Abbiamo già stanziato importanti risorse, adesso si tratta di trasformare i progetti in appalti, gli appalti in lavori, come già sta accadendo al porto di Pescara, dove chiunque va sul Molo Nord vede oggi disegnata con i massi, diciamo, verso la diga foranea, il nuovo profilo del porto e la prima parte finalmente della, diciamo, realizzazione dei lavori di un porto vero che possa anche risolvere il tema dell'insabbiamento. Vi ringrazio e benvenuto, devo dire sono molto anche fiero di occuparmi di questa realtà molto importante, so cosa significano i porti per l'Abruzzo e quindi prometto di mettere l'impegno massimo, di continuare l'impegno che l'autorità di sistema deve assolutamente rivolgere a questo territorio e ai porti, questo è sicuramente il mio prevalente impegno. Quanto riguarda il porto di Pescara in particolare, i lavori appena partiti, ci saranno poi dei futuri step? Ma sicuramente sul porto di Pescara c'è un lavoro fondamentale che è quello che è già partito, quindi la deviazione del corso del fiume per consentire di eliminare questo atavico problema dell'insabbiamento. A questo poi andremo a collegare tutte le opere necessarie per poter accorciare i tempi, per poter prima possibile rendere anche parzialmente fruibile il porto di Pescara per gli operatori. E ovviamente le fasi andranno concordate dai nostri uffici tecnici con quelli che già stanno lavorando. Credo che la cosa importante è seguire passo passo l'avanzamento e che sia veloce e spedito. Mentre si continua a trattare con il governo sulla questione concessioni balneari, è arrivata la proposta di mantenere aperti 12 mesi gli stabilimenti. Sentiamo Paolo Renzetti. Padovano, mentre prosegue l'interlocuzione con il governo per quanto riguarda l'annosa questione delle concessioni, voi avete proposto in Abruzzo l'apertura degli stabilimenti 12 mesi all'anno. Perché? Perché riteniamo che quale migliore terapia possono fare i cittadini se non quella di fare elioterapia al mare, respirare lo iodio, sentire la brezza marina, il vento, il mare d'inverno. Però il mare d'inverno, se noi non lo attrezziamo, rischiamo che i pochi cittadini che lo vogliono frequentare poi ci rinunciano perché non hanno un posto dove potersi mettere seduti o nello stesso tempo farsi un'ora di sole. Su questo abbiamo avuto l'assenso da parte della Regione Abruzzo, in particolare della dottoressa Antosa, nonché dalla politica, che questa nostra idea, questo nostro progetto è stato accolto ed è stato messo in piedi, dandoci un limite, 1000 metri quadri. Chiaramente non abbiamo chiesto che lì dovremmo mettere delle strutture impattanti, ma si tratta di collocare dei tavolini, dei lettini, delle sedie a sdraio, delle poltroncine, un parco gioco per i bambini. Certo, continuando a dare anche nel mese di ottobre, novembre, perché no? Ci sono delle belle giornate anche a dicembre, dei bei weekend. Sappiamo che questo non è per noi un grande vantaggio economico, ma lo facciamo perché noi siamo titolari delle concessioni demaniali e dobbiamo cercare di consentire a chi usufruisce del nostro territorio dare i servizi essenziali. Quanto riguarda invece la questione concessioni balneari, si susseguono le proteste, le manifestazioni, ci sono dei passi avanti, Padovano? Le concessioni demaniali? Sì, è vero, hanno bisogno di una riforma, ma la riforma non la deve fare gli stabilimenti balneari, la riforma la deve fare la politica, lo deve fare il Parlamento e poi lo deve attivare il Governo.
Voltiamo pagina. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato ospite questa mattina a Pescara in occasione del taglio del nastro per l'inaugurazione di Casa Aterno, una residenza per persone portatrici di disabilità al centro Don Orione. È stato il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a tagliare questa mattina il nastro di Casa Aterno, residenza per persone con disabilità presso il centro Don Orione di Via Aterno a Pescara. Si tratta di un appartamento di circa 300 metri quadrati in cui sono state ricavate 9 camere singole autonome oltre a spazi condivisi. Vi saranno accolte già dai prossimi giorni 7 persone che non hanno più il sostegno dei familiari perché sono venuti a mancare o sono troppo anziani. Si entra così nell'ambito del cosiddetto dopo di noi. Dice San Paolo che la carità vince tutto. Quindi oggi chi ha vinto è veramente la carità, e la carità si sprigiona direttamente dal cuore di Dio, perché Dio è amore e contagia gli uomini. Ecco, io ho respirato un clima buono stamani, non solo per un'opera buona fatta che tutti sono in grado di poter valorizzare, apprezzare, eccetera. Ma ci ho sentito veramente stamani da parte di tutti, cominciando da quei ragazzi che erano lì ad assistere e che ogni tanto qualcuno di loro a modo suo partecipava con qualche grido, come fanno sempre anche quelli i miei quando li vado a visitare. Era il profumo della carità che si respirava. E non poteva mancare un accenno anche da parte del presidente dei vescovi italiani sul conflitto in Ucraina. L'auspicio è quella di una pace, la pace del Signore. Sì, bisogna fare di tutto per raggiungere la pace. Ora sembrerebbero che ci fossero varie forze, varie nazioni che convergono fra di loro, perché la pace va trattata, quindi bisogna cedere qualche cosa da tutte le parti. Se uno pretende di portare soltanto le proprie ragioni o le proprie presunte ragioni, non arriveremo mai alla pace. La pace, ecco, è un accordo, e speriamo che dopo questo massacro che è successo, perché nessuno di noi ha il presentimento, per esempio, del numero delle vittime, dei bambini che sono morti, è stata una tragedia immane questa qui, nel cuore dell'Europa. E dopo anni di attesa all'ospedale Mazzini di Teramo è arrivata la nuova PET. La ASL infatti ha acquistato un macchinario di ultima generazione fondamentale per lo studio dei tumori. Si completa così il percorso diagnostico dei pazienti oncologici che non avranno più bisogno di rivolgersi all'esterno dell'azienda teramana. Tania Bonici Castelli. Sono anni che l'ospedale Mazzini aspetta la sua PET, acquistata dall'ASL di Teramo, finalmente è arrivata. Si tratta di un apparecchio digitale di ultimissima generazione, presentato a dicembre scorso durante un congresso internazionale di radiologia a Chicago. In Italia, l'ASL di Teramo è la prima a dotarsi di un simile macchinario, seguirà l'ospedale Careggi di Firenze. La PET è uno strumento importante, soprattutto per lo studio dei tumori, ma può anche essere utilizzato per studi di cardiologia e neurologia. Il vantaggio dell'apparecchio appena giunto al Mazzini è quello di acquisire immagini in tempo minore rispetto al tipo analogico e con una più bassa dose di radiazioni somministrate al paziente. È un tassello importante il commento del direttore generale dell'ASL Maurizio Di Giosia per quanto riguarda il rinnovo delle apparecchiature ad alto contenuto tecnologico dell'azienda sanitaria teramana. Con la PET si completa così il percorso diagnostico terapeutico del paziente oncologico che non ha più bisogno di rivolgersi fuori dell'ASL di Teramo. La PET sarà sistemata all'ospedale Mazzini in un'area ad hoc della medicina nucleare, dove saranno eseguiti gli esami e dove è stata ricavata anche una sala d'attesa. Ora tutti gli elementi dell'apparecchio dovranno essere assemblati. Lo strumento dovrà essere poi calibrato e collaudato. Successivamente inizierà un periodo di formazione del personale sanitario. Si stima che la PET entrerà in funzione a Teramo nel mese di maggio.
Per sopperire al disagio derivato dalla carenza idrica, il gruppo della Lega di Salvini e Chieti ha presentato da tempo un progetto di legge che ora chiede venga finanziato. Un progetto per fornire un sostegno, immediato ai cittadini che nei vari comuni della regione hanno sofferto soprattutto la scorsa estate per le frequenti interruzioni di acqua potabile nelle abitazioni. Sentiamo. La richiesta della Lega oggi è quella di chiedere formalmente al Presidente Marsiglio di finanziare questa legge che aiuterà a risolvere la carenza idrica. Sì, è un sostegno per le famiglie affinché abbiano un contributo a fondo perduto quantificato in euro 250 ad un massimo di 1.500, rivolto alla realizzazione di impianti di autoclave, quindi di sollevamento dell'acqua, e di serbatoi di raccolta di acqua. Questo chiaramente aiuta il territorio, specialmente in un grosso patrimonio edilizio che è sprovvisto di questo impianto tecnologico, perché all'epoca non era obbligatorio, ma soprattutto non c'era tutta questa problematica legata alla carenza idrica. E questa legge è stata ispirata dal gruppo consigliare, con l'idea di Marco Di Paolo, ex consigliere comunale, sempre molto attivo sulla città. L'abbiamo prospettata al capogruppo della Lega, che in modo molto tecnico l'ha collazionata. Questa legge è stata depositata, prevede uno stanziamento iniziale di 2 milioni di euro che andrebbe a coprire anche le esigenze di 8.000 alloggi, facendo una divisione del costo di fondo perduto del contributo. E quindi chiediamo oggi a tutti, in primis al Presidente, ma a tutte le forze politiche, di trovare la possibilità di trovare i canali finanziari che non sono eccessivi per finanziare questa legge, considerando che in Italia è stato finanziato di tutto. C'è anche un'altra esigenza che si pone per Chieti, quella di sistemare la perdita del serbatoio che è rimasto comunque colpito durante il terremoto. Sì, c'è un serbatoio della Civitella lesionato e abbiamo chiesto a gran forza che questo, quindi è l'ACA che deve in questo caso investire, riparare questo serbatoio, che permetterebbe di non avere sicuramente per la città di Chieti, che non ha mai avuto, Chieti Alta, i problemi che ha avuto nell'estate 2021. Allarme siccità nel Fucino, la richiesta è quella di ripristinare i vecchi fondi per vedere finalmente realizzato l'impianto irriguo del Fucino. Se ne è parlato ad Avezzano alla presenza dell'assessore regionale con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente. Ancora incertezza sulla realizzazione dell'impianto irriguo del Fucino, dopo il giallo dei 50 milioni di euro accantonati dalla giunta regionale a causa dell'emergenza Covid e inizialmente destinati al progetto, l'amministrazione comunale di Avezzano attende ancora una risposta dall'ARAP sulla progettazione dell'opera che punta a dare un nuovo volto all'agricoltura e all'economia del territorio. Ad oggi nessuna risposta pervenuta all'ente comunale, che attende inoltre il ripristino da parte della regione dei 50 milioni di euro sottratti al bilancio. L'impegno dell'amministrazione comunale di Avezzano è rimasto sempre lo stesso. Ci siamo lasciati con l'assessore Imprudente e il direttore dell'ARAP il 20 di ottobre, dove praticamente ci hanno detto quelli che sono stati i passi che loro hanno fatto. Avevano assegnato con procedura di gara la progettazione ad una società di Roma che avrebbe dovuto ridare il progetto definitivo, esecutivo, cantierabile entro 6 mesi. Ad oggi ancora non abbiamo risposte. Il comune di Avezzano si mette sempre in un'ottica propositiva e collaborativa verso gli enti, e noi quello che vogliamo fare però ad oggi è avere una risposta, perché 6 mesi sono passati. Proprio la scorsa settimana l'amministrazione ha inviato una nota ad ARAP per chiedere chiarimenti. Aspettiamo questa risposta e vediamo come si potrà procedere. Nel momento in cui l'ARAP ci dirà che il progetto è stato riconsegnato, la regione dovrà provvedere a stanziare prima i 50 milioni di euro, che sicuramente non basteranno per finire l'impianto, però intanto aspettiamo che la regione ristanzi 50 milioni di euro tolti per via del Covid dal bilancio, dopodiché vediamo come procedere insieme. Inutile sottolineare poi l'importanza di questo progetto, di quanto il territorio marsicano e la Piana Fucense ne abbia bisogno. Sì, è un progetto non importante, importantissimo.
se ne parla ormai da troppo tempo, è arrivato il momento di procedere, aspetta il territorio, non aspetta l'amministrazione comunale di Avizzano e le amministrazioni che condividono appieno quello che noi stiamo facendo, quindi proprio per l'importanza e proprio per dare una risposta al territorio deve essere assolutamente messo in cantiere. L'Aquila, città europea per lo sport 2022, ospita in questi giorni la torcia del 37esima edizione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, che si svolgeranno dal 4 al 9 giugno a Torino. Sarà l'aula del Consiglio regionale a custodire fino al 4 aprile la fiamma della torcia Special Olympics in occasione del passaggio in Abruzzo del Torch Run. La delegazione abruzzese degli atleti Special, guidata dal presidente di Special Olympics Abruzzo, Guido Grecchi, ha consegnato nelle mani di Sant'Angelo la torcia dei giochi di quest'anno che si svolgeranno a Torino nel mese di giugno. Attualmente ce ne abbiamo un 200 atleti, però siamo ancora pochi, quindi il messaggio è alle famiglie che hanno queste persone e che hanno una difficoltà anche motoria di accedere allo sport, di fare lo sport ma con delle agenzie organizzate, perché solo in questo modo riusciremo a raggiungere l'inclusione sociale. Lo sport come volano di inclusione, per questo la regione sarà al fianco dei ragazzi impegnati nelle competizioni sostenendo il loro cammino sportivo. Il tour della torcia Special Olympics, partito da Rimini, Gabice e Mare, farà sosta all'Aquila fino al 4 aprile per poi spostarsi il 5 a Pescara in Piazza Salotto ed infine il 6 aprile a Sulmona alla Rotonda San Francesco. Il messaggio che vogliamo lanciare è che attraverso lo sport si realizza la vera inclusione. Questi ragazzi sono magnifici, ogni volta non smettono di sorprenderci, quindi la nostra regione sarà a fianco di questo lungo cammino di inclusione di Special Olympics. La fiaccola sta girando tutte le regioni d'Italia per dare il via poi ai giochi che si terranno quest'estate nazionali di Special Olympics. E siamo alla pagina sportiva, il Pescara, l'assenza di Pompetti e le condizioni non ottimali di Pontisso preoccupano il tecnico del Pescara Auteri in vista della gara di Lucca. In avanti, ballottaggio Ferrari-Cernigoi. Andrea Costantini. Tre punti d'obbligo a Lucca per sperare di migliorare la classifica e sfruttare lo sconto diretto che oppone Cesena ed Entella. C'è poco da girarci intorno per la gara del Porta Elisa, dove ci sarà un solo risultato utile. Gaetano Teri dovrà fare i conti con qualche grana a centrocampo. Mancherà Pompetti, un'assenza pesante ma che permetterà al giocatore di tirare il fiato e gestire il fastidio pubalgico che lo attanaglia da settimane. Ci sono poi da verificare le condizioni di Pontisso, che con il Pontedera ha giocato con una infiltrazione e che stamani si è allenato a parte. Con Memushai non ancora in condizione, la buona notizia è che Diambo sta bene. Dopo lo scampolo di gara apprezzabile di domenica scorsa è pronto per scendere in campo dal primo minuto. In difesa sicuro il rientro di Ingrosso, sta meglio Drudi che salvo ulteriori contrattempi va verso una convocazione, ma non è detto che venga rischiato da Auteri, che potrebbe affidarsi di nuovo a Illanes. Per l'attacco sono in ascesa le quotazioni di Rauti in vantaggio su Dursi, per il ruolo di centravanti torna il ballottaggio Cernigoi-Ferrari e Loco non è al 100% della condizione e le prossime sedute faranno capire ad Auteri se l'argentino sarà titolare o meno. Sul fronte lucchese la gara col Pescara è vissuta con grande attesa. Per domenica prossima la società ha indetto la giornata rossonera e gli abbonamenti non saranno validi. Coi 41 punti messi in cascina la squadra di Pagliuca ha sostanzialmente tagliato in anticipo il traguardo principale della salvezza e questa partita, se vinta, può dare grandi possibilità di fare i playoff. A pari punti con Vispesaro e Pontedera, la lucchese in questo momento non è premiata dalla classifica avulsa e sarebbe la prima esclusa dalla griglia. Mancheranno Semprini e Papini, molto difficile anche il recupero di Fedato, mentre l'attaccante Rodriguez, ex Cesena ed Entella, è in ritardo di condizione. Assenze, in particolare quella degli attaccanti, che si è fatta sentire per una lucchese che nel girone di ritorno ha pareggiato molto e vinto solo 3 partite, ma in queste 3 gare ci sono i successi su 2 big del girone come Entella e Reggiana. Insomma, per il Delfino si preannuncia una partitaccia e se, come succede
successo col Pontedera non ci sarà la giusta voglia di soffrire e sporcarsi le mani, sarà dura espugnare il Porta Elisa, cosa che in passato è già avvenuta 4 volte, sempre in Serie B, l'ultima nel marzo 98, 0-3 con 2 gol di Cammarata e 1 di Moretti. Amarissimo l'ultimo precedente in C nel dicembre 2007 con vittoria in rimonta della Lucchese di Braglia sul Pescara di Lerda, 2-1, Micco e doppietta di Masini, gol partita giunto alla fine di un interminabile recupero. Dirigerà il primo anno in Canci Francesco Deusagno di Faenza, 0 precedenti con entrambe. Lotta salvezza invece per il Teramo, chiamato nelle prossime 2 gare casalinghe a chiudere il discorso permanenza. 4 finali, così le definisce il difensore biancorosso Codromaz, che la ritrovata solidità, sottolinea, la ritrovata solidità difensiva. Comunque in questo rush finale secondo me è importante mantenere una solidità difensiva, perché è più facile vincere 1-0 che vincere 4-3, per dire, però in questo momento onestamente veramente non voglio pensare poco a magari a rendimento difensivo, voglio pensare solo a vincere, veramente non da qualsiasi di noi venga il gol, l'importante è farne uno in più della Carrarese o del Pontedera, perché insomma sono 2 partite molto, molto sensibili e in questo momento bisogna chiudere subito la pratica salvezza senza troppi giri. Io quando sono venuto qua ho detto fin da subito che la squadra non era quella di Ravenna, qua c'è una squadra di ragazzi, di adulti, insomma di gente con esperienza, di ragazzi forti, uno staff con delle idee precise. Secondo me questi sono dei punti di forza, ora stiamo lottando per una salvezza e dobbiamo pensare solo a quello e poi insomma si vedrà, però secondo me i valori, posso dirlo perché comunque qualche anno l'ho fatto, i valori sono molto molto buoni. Ho sempre sentito un calore forte da parte dei tifosi, quindi per me a me da carica, mi carica vedere la gente che canta e che incita. Secondo me deve essere assolutamente in queste 2 partite, perché io penso a queste 2 partite come dove bisogna chiudere la pratica, quindi averle in casa per me è molto molto importante, molto molto importante, e spero che insomma che i tifosi verranno come hanno sempre fatto, verranno in tanti e grideranno e urleranno per insomma per farsi sentire e darci una mano. Sono 4 finali, cioè insomma abbiamo di fronte delle squadre che sono al nostro livello, insomma tranne comunque la Reggiana che sta lottando per vincere il campionato, però io penso a Carrarese, a Pontedera, non hanno tanti punti in più di noi e dobbiamo fare una partita dove sappiamo che partiamo alla pari, sullo 0-0 e insomma dobbiamo dimostrare di volerlo più di loro e di volerci prendere la salvezza subito. E nel mercato di gennaio è arrivato anche Simone Jacoponi, quindi magari portare anche un po' più di concorrenza, un po' più di aria nuova, di quella voglia di arrivare a un obiettivo che sembrava così lontano quando sono arrivato, magari sì, magari arrivare e insomma portare energie nuove penso che abbia giovato alla squadra, non solo io ma proprio tutti gli arrivi di gennaio, penso che portare aria nuova sia stato una cosa buona. È tutto per questa edizione, l'appuntamento col TG6 torna questa sera alle 19, una buona prosecuzione di programmi, arrivederci.